Salve ragazzi, benvenuti alla quarta Ultimate Battle di Down Over the Big Bridge. Qui dobbiamo affrontare un boss famosissimo. Indovinate qual è? Yonalisca, di nuovo. Potevamo mettere, penso, tanti, tipo, non so, un Seymour, ma hanno scelto di nuovo Yonalisca. Praticamente la stessa battaglia dello scorso evento, solo con una piccola differenza. Invece di colpirlo con i danni d'acqua, a cui qui non è debole nella fase finale, bisogna mettere i Silence. Quindi vi obbligano a occupare uno slot con Silence Ga o il Science Buster, come ho fatto io in questo caso. Quindi, come prima, anche solo nella prima fase può essere silenziato. Quindi cercherò in qualche maniera di controllare i danni. No, niente silence. Anche questo non è andato. Anche qui lei la prima fase farà un attacco base e assorbo, per il quale si rigenera. Sì, do la certezza di silenziare la prima della prossima fase, quindi esito prima di attaccare. Ecco qua, ora posso attaccare, la posso picchiare selvaggiamente. Visto che dovrei stare ancora sotto Shout, vado di Power Chain e poi di Requiem of Goddess. Ecco qui, ora passiamo alla fase 2. Allora, la prima cosa farà Erbinger, con quale metterà sappa a tutti. Per chi non ha visto il video precedente, sappa è importante, perché nella terza fase chi non ha subito sap, lei lo mette KO. Però nella seconda fase, anche, lei colpirà con Oli chi ha il sap. Questo qui, a differenza della volta precedente, il suo attacco non rimuove Protect Shell o Hast, e in più non countera, quindi diciamo, è più forte l'elo di danni, però ha alcune cose mancanti. La metto shield. Dai, attacca Exodet. Interrotto, vabbè, dai, allora attacco. Vediamo quanti danni fa. 1500. Sembra un po' pochini, probabilmente lo sunskin è ancora attivo. Facciamo shout.
Dopo che Gancross la colpirà, tutte le sue ulti single target andranno su Exedeth ricaricandogli una SB, cioè un'abilità. Vediamo lo shout. Ora siamo alla fase 3. Ora fa anche Holy All Target. E ucciderà qualunque personaggio non abbia sap. Ok. Gancross o Indomitable Blade sono delle buone Soul Break da usare contro questo boss. Ora ho subito attacco fisico multiplo che mi sembra che nell'altra versione non aveva. Se funziona come il precedente, ecco come fatti, Exet non ha subito danni. Con questo attacco può mandare in confusione la squadra. Meno male che non ce l'ha fatta. Un attimo, ho interrotto ancora. Non mi è sembrato un boss estremamente forte, forse perché non ha fatto moltissimi oli. Quindi a differenza di quell'altro che ne faceva tantissimi. Io comunque vi consiglio di portare una Soul Break che richiama gli attacchi, non vi scordate il Silence, nella prima fase soltanto è possibile. Fatto livello. Grazie dell'invitazione. Se riesco domani posterò il prossimo. Grazie. Ciao.